Quando ho visto avvicinare Alberto Pelagotti al microfono di Pisa Channel mi sono detto fra me e me, ma cosa si chiede a un portiere che fondamentalmente ha fatto da spettatore oggi e poi una partita in cui al primo tiro degli avversari pareggiano? Cosa si può chiedere? Non so nemmeno io. Ben poco, tanta amarezza per non essere riuscito a portare a casa questa vittoria, però insomma penso che il Pisa abbia fatto una ottima partita. E soprattutto il secondo tempo, e forse dovremmo essere più cinici in certe situazioni tipo questa, a tenere la palla magari nella metà campo loro e cercare di subire il meno possibile, perché in questo momento purtroppo come arriva un tiro in porta ci gira un po' male. È un ciclo di 3 partite in cui ci dice piuttosto male, Reggiana, Piacenza e questa, dove se ci fosse andata bene addirittura avremmo potuto fare qualcosa come 7 punti. Ne usciamo con 2 e praticamente risiamo nel mucchio, perché in classifica c'è la spalla avanti e poi ci sono addirittura 5 squadre a 12 punti. Sì, sicuramente potevamo fare qualcosina di più. Però insomma sicuramente il campionato è iniziato ora, quindi dobbiamo stare più che tranquilli e cercare di vincere già dalla prossima Ascoli. Che è una trasferta difficile. Sì, è una trasferta difficile, ma insomma noi siamo il Pisa e quindi mi viene da dire che insomma il nostro potenziale è molto forte e molto preparato, quindi dovremo cercare di fare la partita anche ad Ascoli. Grazie. A voi.